Questa è la storia di due amici. Come tanti. Due amici che si incontrano per la prima volta davanti alla scuola elementare, accompagnati dalle mamme, con la merenda nelle cartelle, i libri ricoperti e un po' di paura perché hanno detto che le maestre sono severe. Due amici così diversi fra di loro. Uno sognatore, a cui piaceva studiare, che non abbandonava mai il suo sacchetto di biglie colorate. E l'altro invece con l'argento vivo addosso, sempre con una gran voglia di scherzare e di divertirsi. Come quella volta che mise un rospo nel cassetto della cattedra della professoressa. Questa è la storia di Federico, detto Biglia, che sono io, e di Filippo, detto il rospo, il mio migliore amico. Cognome? Ah, sei arrivato finalmente, eh? Cognome! Lo sai già, è tre ore che sono qua. Cognome! Bellari! Nome? Filippo. Età? 27. Indirizzo? Indirizzo? Abito da un amico. Precedenti? Non me li ricorda. Perso la memoria? Già. E allora gliela rinfresco io. Fa un po' come cazzo ti pare, fai. Leggo a caso, eh? Sì. Furto di auto, furto con scasso, spaccio, aggressione a pubblico ufficiale. Vado avanti? Fanculo. Le converrebbe avere un atteggiamento più collaborativo. Senta, facciamola finita, fammi uscire di qui! Non ci penso nemmeno. Stronzo. Ehi, siamo grandi, siamo in prima media. E da oggi in poi noi a scuola ci veniamo da soli, capito? Sì, signore. E se per caso incontri qualche volta tua madre davanti alla scuola, niente baci, capito? Capito. Per non farti chiamare con quei nomignoli che usano le mammine. Cici, pipi. Mia madre mi chiama Chicco. Chicco? Sì. Come biberon ti chiama? Ma no, mica come biberon. Tu ti chiami Federico Biglia, basta. Sì, Biglia, adesso mia madre mi chiama Biglia. Ehi, adesso prendere il pallone, ci vediamo al campo. Ok. Puntuale. Sì. Non mancare. E non portare il chihuahua. Il rospo era il mio migliore amico. Ed era bravo, anzi bravissimo in tutti gli sport. E a calcio era il migliore di tutti. Sì. Biglia, ho preso il pallone. Sì, qua, dai, dai, fatti sotto. Adesso è una schiappa. Dai, vieni, vieni, dai. Il rospo era davvero bravo, sì. Secondo me avrebbe potuto fare il calciatore professionista. Già mi vedevo il suo nome a caratteri cubitali su tutti i giornali. Io invece avrei fatto il medico. Anzi, il chirurgo. Rospo, scusa, sono andato sulla palla. Non l'ho fatto apposta, Rospo, scusa. Ma dai, che c'ho anche... Oh, Rospo, dai, posso. Non torna. Dai. Tu non sei bravo a scuola, di più. A te lo studio ti viene. E a me no, cosa ci posso fare? Poi mi fai venire anche un nervoso perché non sei nemmeno una secchia. Ti metti lì in mezz'ora, troc! Sei già alla lezione. Mia madre invece rompe da morire perché dice che io a scuola mi distraggo. La mamma di Filippo. Io mi domando e dico, che cosa c'è in testa quel ragazzo? Ma perché intelligente è intelligente, signora mia, che non si applica, non si applica. Sta sempre con lo sguardo perso, vive nel mondo dei sogni. Io lo interrogo, perché signora mia, le cose mica le dico tanto per. Lo interrogo. No, 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 non mi dica che Filippo è timido, perché se Filippo è timido io mi chiamo Napoleone. Le mamme, le mamme. No, 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 Mirella, basta un corno. Scusa, Mirella, ma questo ragazzo l'hai viziato tu. E guai a te se gli regali il cellulare, eh? Non voglio che gli regali il cellulare perché non se lo merita. Guarda che il mondo, Filippo, non gira mica così, eh. Non gira mica così. Mi fai uscire dai gangheri. Mi fai uscire. E non mi guardare con quella faccia. Mio padre dice che mi mette in collegio. Sì, in collegio, ma dai. Allora no. Ma scusa, ma perché non ci parli con tuo padre? Glielo spieghi che fai fatica a concentrarti, magari. Magari ti capisce. O magari ti aiuta. E quando? Non c'è mai? E quando c'è rompe in un modo? Sembra che abbia fatto tutto lui. Sai quante volte gli ho chiesto di venirmi a vedere a giocare? Secondo te? Ma hai visto una volta. E già tanto se mi chiede com'è andata. E comunque anche se dovesse venire avrebbe sempre da criticare. Signor Tellari,
Lei è un pesce piccolo. I suoi complici sono là fuori a spassarsela. E se non si decide a collaborare, l'unico che ci rimetterà sarà lei. Mi sono spiegato? Non ho niente da dire. Tanto io fra poco sarò fuori di qui. Ah sì? E chi gliel'ha detto? I suoi amici l'hanno già dimenticata. Non speri che quella gente la aiuti. Alla fine l'unico a marcire in prigione sarà lei. Non dica cazzate, non dica. Perché non collabora? Al processo il giudice ne terrà conto. Lei rischia 10 anni di carcere per rapina a mano armata e tentato omicidio. Io me ne frego del processo! Lezione di comportamento secondo il decalogo di Robertino. Uno, non avrai altro dio che Robertino. E invece a me quel Roberto, anzi Robertino, come si faceva a chiamare, non è piaciuto per niente fin dal primo giorno. Ehi, ti sto parlando. E siccome che mi sei simpatico, ho deciso che le prossime verifiche le fai tu per me. Che cosa? Ma sei proprio un cretino. Prima di fare il tuo compito in classe, fai il mio. Lo fai, me lo passi, io lo ricopio in bella e poi lo passo anche a Rospo. Poi puoi anche farti la tua verifica, dopo. Ma così non faccio in tempo a fare il mio. Non vorrei dire di no a un amico. No, ma se vuoi ti aiuto a studiare, io sono bravo. Non dire cazzate. Io sui libri non ci passo neanche un minuto, va bene? Studiare roba da coglioni come te. Io ho altre cose più importanti da fare. Però non è giusto che io venga bocciato. Sei d'accordo con me, vero? Così l'anno prossimo possiamo ancora stare in classe insieme. Sì. Allora è ok, hai capito, no? Prima il mio compito, poi il tuo. E guarda che voglio voti alti, mica il sufficiente. Così mia madre non rompe più e mi regala la Play 3 nuova, che ce l'ho bisogno. E così anche il tuo amico Rospo non sentirà più le menate del padre. E stavolta li freghiamo tutti. Grande. Guarda che bella idea che ti è venuta in mente. Bravo. Ragazzi, venite qua, sì. Vieni qua, sì, vieni. Volete vedere come si fa con uno sfigato, eh? Venite. Volete vedere come ci si comporta con uno sfigato del genere? E volete vedere come ci si comporta con lui? Leccami le scarpe. No, Rospo, dai. Leccami le scarpe. No, Rospo, no. Ti ho detto di leccarmi. Leccami queste cazzo di scarpe. Abiglia, dimenticavo. Il tuo pallone. Quando quei due hanno messo le mani addosso a Chiara, non ci ho capito più niente. L'ho afferrata per un braccio con una forza che non sapevo nemmeno di avere. E le ho detto: corri, corri Chiara, corri, corri più forte che puoi, corri e non aver paura, corri che ci sono io. Correvamo come due matti, sentivamo soltanto i nostri respiri affannati. Ogni tanto ci voltavamo per vedere se quei brutti bastardi ci stessero inseguendo, e ancora a correre per strade, incroci, l'edicola, il bar, l'albero di magnolia, il portone di casa nostra, le nostre mamme, che in quel momento stavano preparando la cena, e i nostri papà che non erano ancora tornati da lavoro. E Chiara, Chiara qui per primo ha raccontato tutta la mia storia, tutta la mia vigliaccheria, tutta la mia paura, e ancora Chiara che ha cominciato a piangere e a ripetere che non era giusto, che non è giusto. E con quel pianto e quelle parole nelle orecchie sono salito al piano di sopra. Ho spalancato la porta di casa mia e ho ricominciato il racconto senza quasi mai fermarmi, senza quasi prendere fiato davanti a mia madre. Mia madre in piedi, dietro la sedia. A mia sorella con la forchetta per aria e mio padre, triste, come non l'avevo mai visto. Ma man mano che raccontavo, sentivo che il nodo che mi aveva stretto la gola per troppo tempo si stava sciogliendo. Sentivo che lentamente stavo tornando ad essere io, quello di prima. Il giorno dopo, all'ingresso a scuola, ho incontrato Robertino e il Rospo, che arroganti come sempre mi hanno detto: dopo ci parliamo. No, dopo parlo io. Io non ho più paura di voi. E infatti, appena è entrato il professore Esposito, ho alzato la mano.
e davanti a tutta la classe ho raccontato la mia verità fino all'ultima goccia.